24 novembre 1974, due bombe sono scoppiate al centro di Birmingham, la mia città, provocando tanti morti, tanti feriti. E poi dopo noi davanti alla televisione abbiamo scoperto una cosa ancora peggio, che le bombe sono state messe dagli irlandesi, the Irish Republican Army, l'IRA. Uomini non potevano andare a lavorare perché la picchiavano per strada e noi non riuscivamo ad andare a scuola. Tutti di origine irlandese dovevamo stare a casa per un bel po' di tempo. C'erano le famiglie che si davano ancora di più nell'alcol e alcuni che hanno trovato conforto nella religione, come mia madre. E lei ci costringeva di andare in oratorio. Questi sono dei ricordi miei dall'infanzia abbastanza forti, perché gli irlandesi, poi l'insegnante era irlandese cattolica, abbastanza pesanti. Però mi ricordo prima di tutto che la Bibbia a me piaceva, perché mi piaceva Gesù. C'era questo qua che faceva miracoli come Spider-Man, no? Però l'insegnante a me non aveva nessuna simpatia. Mi ricordo che quando c'era Pasqua e ha detto il venerdì sera hanno preso il corpo senza vita e l'hanno messo in un buco e lunedì mattina il corpo è uscito dal buco vivo e tutti pensavano che era un miracolo. E io ho detto, sì, ma questo è un weekend normalissimo per un irlandese. Era mio padre, sai? I wasn't trying to be a comedian, really. Poi quando ci ha ricordato che Gesù, remember, we're in the Irish Quarter, ok? Gesù prendeva l'acqua, la faceva diventare vino. Ho detto, vabbè, allora è normale che la seguivano tutti. Vogliamo tutti un amico così. The best one, una volta ci ha raccontato di Noè. E ha detto, this is true, ok? Ha detto, qual era l'unico animale che Noè non ha voluto sull'arco? E io ho detto, i tarli! I tarli! Mangiano legno, non la metteresti su una nave di legno un tarlo, no! Scusa! E io mi ricordo che abbiamo casette di legno distrutte dai tarli, in giardino. E io, razionale, logico. Invece lui mi guarda e fa, ma che stupido domanda, risposta deficiente è? Faccio, sorry? Quindi cos'era? L'unicorno! Ah, sono proprio cretino, sì. Ma che unicorno. Quindi io, però mi piaceva queste storie. Quindi sono andato avanti a leggerli. Però io non parlavo più con quell'insegnante stupido. Io parlavo con l'uomo più intelligente del mondo, con mio nonno. E una volta ho detto, nonno, lo sai che Giuseppe e Maria sono girati tutta la notte e lei era incinta ed erano su quest'asino, però non riuscivano a trovare un albergo perché erano tutti pieni? E lui mi guarda e fa, vabbè, è normale, era Natale. Questo Natale vado ancora, lo passo a Napoli. Io sono innamorato di Napoli per una serie di motivi. Negli ultimi anni sono andato perché in realtà cantavo sulle navi una volta, non facciamo paragoni, thank you. e lì c'erano 200 napoletani e ho fatto tutta l'estate con loro e mi è nato questa, mi piaceva. Però la prima volta che sono andato a Napoli ero disperato, perché dopo tanti anni in Italia pensavo che avevo capito l'italiano, tutti i vostri usi, costumi, lingua, tutto quanto. Poi vai a Napoli, cazzarola, no? Tutto diverso, tutto diverso. E la prima volta sono andato e mio amico Tamaro mi è venuto a prendere dalla stazione e lui mi chiama e fa, guarda, ti prendo io dalla stazione. Allora io sono davanti alla stazione e come un idiota io lo sto guardando, cercando lui in strada, e lui ovviamente è parcheggiato su marciapiedi dietro me. What the fuck? Mamma, anyway, quindi entro in macchina, è estate. Allora, il sistema napoletano, quando tu devi andare in macchina d'estate, allora, prima cosa, tutti i finestrini giù. Quando sono tutti giù, aria condizionata ammenata, Nino D'Angelo ammenata e siamo pronti per partire. Ladies and gentlemen, i semafori a Napoli sono solo per decoration. Decoration. Per mettere un po' di colori
sulla strada. Infatti dopo la terzo semaforo rosso che passiamo dico: Tamaro, ma hai visto il semaforo? E lui mi guarda e fa: sì, ma sono su marciapiedi, non danno fastidio. Unbelievable. Poi dopo un po' io tiro fuori, io c'ho sempre cibo e ketchup in borsa, faccio schifo, lo so, però è così. Allora io tiro fuori un panino, tiro fuori questo panino e lui, anche adesso, ogni tanto lui fa una cosa, non lo so perché, ma lo fa. Mi parla napoletano, sa che sono inglese, ma mi parla in napoletano. E io tiro fuori il panino e lui mi guarda e fa: non mi sbuca magone. What? Poi il bello che io non capisco e lui si incazza pure, fa: non mi sbuca magone. Dico: Tamaro, io non ti capisco, no? Qui lui fa un ragionamento. Lui dice: ah, lui è straniere, io parlo troppo veloce. Se io rallento, lui mi capisce. Non mi spucca madre. Due pazzi. Poi dopo un po', sai che quel, quel CD di Nino D'Angelo è anni che mette sempre quella. Oramai li conosco tutti. E a volte mi prendo bene. Ah, io sto bene a Napoli. Stiamo andando, le finestre sono giù, c'è il fresco della macchina. Da qua c'è Nino D'Angelo. Vado, vento, io sto bene. Saluto qualcuno che... E poi a un certo punto però mi rendo conto che la macchina sta spandando. Dico: cosa c'è? Guardo Tamaro e ha un mano sul volante e l'altro sta massaggiando col telefonino, no? E io faccio: Tamaro, sei un uomo, non puoi fare due cose entrambe. E lui ci pensa un attimo, va: ha ragione. E mette tutte e due le mani sul telefonino. Tamaro, oh God. E mi tocca guidare. E lui prende col comodo. E poi arriva sua sorella in motorino. Ma non è che loro si fermano a parlare. No, perché? Perché? Loro vanno e parlano. E io guido. E lui fa: Beatrice, perché siete in tri su un motorino? E lei lo guarda, fa: perché è gennaio, non può venire oggi. Se non può, deve fare che vuole. Wow. It's unbelievable. Io una volta a Napoli ho visto una tipa da sola sul motorino e dietro sulla maglia c'era scritto: se tu riesci a leggere questa vuol dire che è caduta ancora Pasqualin, chiama pure tri tri tri. Viva Napoli. Allora, tanti lo sanno già, io ti dico una cosa, non è bello questo, non... è una cosa che mi dovrei vergognare e mi vergogno, ma un anno fa mi hanno ritirato la patente perché avevo bevuto una birra in più. Sì. No, guarda, la mia vita è un sketch, cioè anche quando i carabinieri erano lì, mi hanno tirato la patente e poi mi hanno chiesto un film sul libro, simpatici, spiritosi. E io ho detto: non posso firmare, sono completamente ubriaco. No, vabbè. E io, lui fa: soffia nel palloncino. E io l'ho soffiato e ho detto: allora va bene. Lui fa: minchia, guarda questo, l'ho fatto vedere l'altro. Ho detto: guarda, non pensavo che era possibile fare altro. E io ho detto: oh, devi settarlo su inglese quella macchinetta lì. Non mi puoi paragonare a questi qua. Peggiorare la cosa è che a un certo punto ho detto: oh, e io, a me, guarda che quella macchina lì, a me non ti interessa quella che dice, io mi conosco e non sono ubriaco, ok? E il carabiniere fa: guarda che sono qua. Oh, io, che cazzo, io non sono. Il giorno dopo, una pagina intera nella stampa. Oh my God, mi chiama mio avvocato e dice: allora, c'è una scelta. Pulisci le strade, perché c'era questo lavoro socialmente inutile, o pulisci le strade o insegni inglese. Ti posso dire dopo? Ok, insegni inglese, però dove? In San Vittore. Pum, tuoni il carcere di Milano, e io vado a insegnare in carcere di Milano, San Vittore.
cosa ci vuole? Non, anzi, ero anche curioso, dico, chissà com'è lì dentro, no? Il problema è che io sono nato come insegnante sono nato specificamente per italiani. Io ho tutto quello che io insegno, è in mente solo voi. In San Vittorio italiani sono pochi. Sono pochi. No, era un problema. Cioè io sono arrivato nell'aula, avevo 28% dei studenti erano italiani, tutti gli altri erano di Albania, Marocco, Croazia, Africa, erano da tutto il mondo. Però io quando insegno uso dei miei trucchi, ho trovato un sistema. E comunque uno è uomo, lo chiamo, e chi conosce i miei corsi lo sanno, lo faccio da tempo, uomo morente. Uomo morente è questo è per insegnare il suono che è fondamentale in inglese per parole tipo learn o tipo first o tipo Thursday. E io sono lì nel questa cella che è aula e dico ok, quindi facciamo l'uomo morente e il primo che va il secondo e il terzo arrivo l'Antonio napoletano alla fine tutti e tu perché? Ma cosa vuol dire? E lui fa ma io ho visto le uomo morire non vanno fanno perché? My God. Poi c'è, a volte c'è il siciliano fuori che non posso nominare, ma e lui era lì con la sigaretta e ha detto ma io non ci devo stare qui dentro. Ho detto minchia, ma sai quanto spesso sto sentendo questa frase qui dentro? Nessuno ci può stare lì. Faccio cosa? Ma io sono abbastanza ottimista. Cosa hai fatto? Lui fa e vabbè, c'era il vicino di casa, rompeva le balle. Un giorno ho detto basta. Allora lui ha aperto la porta e l'ho sparato nella gamba. Ho preso il ferro e l'ho sparato nella gamba. E io cercando sempre di guardare il lato positivo ho detto ok, però almeno nella pazzia l'hai sparato le gambe. Lui fa ma cazzo dici, perché non trovavo l'occhiale, se no lo prendevo qua. Però infine sull'esperienza di San Vittore, come italiani, anche se vi voglio bene, vi dovete vergognare voi su un certo cosa, perché loro sono chiusi San Vittore 23 ore su 24, 23 ore su 24, 7 giorni a settimana, ma quando io andavo giovedì per ritirare i compiti, solo gli italiani avevano il coraggio di guardarmi negli occhi e dire non ho avuto tempo. Che anche gli albanesi e i rumeni facevano come non avevo, ho detto Dio almeno qua come no, e tu l'italiano è difficile fregare, come non hai avuto, mi devi spiegare come non hai avuto tempo 23 ore su 24 e non dici esercizi, come non hai avuto tempo? L'italiano fa sai com'è, no sai com'è, è una risposta a questo, no mamma mia. Anyway, la grande figura che ho fatto a Napoli era che ho preso il raffreddore. Ora, in inglese c'è un termine per un inglese che viene in Italia a prendere il raffreddore. Questo termine è figura di merda proprio. Non esiste. L'unica buona cosa è che ero in Italia. E se tu devi stare male, non c'è un paese meglio dell'Italia al mondo per stare male. Perché siete tutti dottori, tutti quanti, unbelievable.